Bene, benvenuti, buongiorno a tutti, benvenuti a questo webinar organizzato dal CESPI, il ritorno di Lula in un Brasile al collasso. E, per me è un piacere, un onore poter avviare questo seminario e intendo ringraziare sin d'ora l'amico Donato Di Santo, Cesare Alvarez, Simona Bottoni, Livio Zanotti, Giancarlo Summa e l'onorevole Piero Fassino per aver accettato questo invito di accompagnarci in questa ora di riflessione. Un grazie particolare va poi all'ex già presidente Lula, che appunto nonostante sia impegnato in una fitta rete di incontri in tutto il Brasile, ha accettato di dedicarci un momento e di mandarci un messaggio che a breve leggerò. L'America Latina è per il CESPI un campo di indagine, di ricerca, di osservazione da più di 20 anni. Sono tante le iniziative di ricerca e le progettualità che hanno coinvolto il CESPI appunto in questo continente, spesso in collaborazione con realtà sul territorio della società civile, che per noi è un punto centrale di analisi e di osservazione dei fenomeni. Il CESPI ha sempre creduto nell'importanza di questo rapporto con questo continente, con l'America Latina, in relazione all'Italia e in relazione anche all'Europa. Ecco, un po' il seminario di oggi si inserisce in questa prospettiva, cercando un po' di fornire attraverso il contributo dei nostri relatori delle chiavi di lettura per comprendere ciò che accade in un paese che è centrale, un paese che fa parte dei BRICS, cioè dei grandi paesi emergenti, ma appare profondamente fragile e sconvolto sotto il profilo politico e dei processi democratici. Ecco, io mi fermo qui. Prima di dare la parola a Donato Di Santo, ho appunto l'onore e il piacere di leggere il messaggio che l'ex presidente Lula ci ha voluto dedicare. Voglio salutare i miei cari amici italiani del Centro Studi di Politica Internazionale e i miei amici del Partito Democratico. Anche il mio vecchio amico Piero Fassino, presidente onorario del CESPI, Daniele Frigeri, direttore del CESPI, che presenta questo incontro. E poi i miei amici Donato Di Santo, Cesare Alvarez, Giancarlo Summa e gli stimati relatori Simona Bottoni e Livio Zanotti. Innanzitutto voglio ringraziare i tanti compagni italiani per la solidarietà espressa verso il Brasile e per quella che hanno dimostrato ai tempi del golpe del 2016 contro la presidente Dilma Rousseff e verso di me mentre ero imprigionato ingiustamente per 580 giorni. Le visite di Massimo D'Alema, Domenico De Masi e Roberto Gualtieri mentre erano in carcere, le innumerevoli iniziative, i messaggi di solidarietà e di richiesta di giustizia che ho ricevuto dall'Italia e il coraggio e l'onestà intellettuale di un giurista del calibro di Luigi Ferrajoli nel denunciare la persecuzione politica mascherata da processo giudiziario che ho subito. Sarò sempre loro grato per la solidarietà personale e politica e per la fiducia che hanno avuto in me e nelle lotte popolari condotte per avere un Brasile più giusto. Sono felice di essere stato in Italia prima di questa pandemia, a febbraio del 2020, quando ho incontrato Papa Francesco e ho potuto incontrare e ringraziare personalmente per l'amicizia e la solidarietà molti amici italiani del Brasile. Il mondo intero, non solo il Brasile, sta vivendo un momento molto triste. L'umanità affronta oggi quella che io considero come una terza guerra mondiale, in cui il nemico non è un paese, ma un avversario invisibile, un virus che ha ucciso milioni di persone. Ha causato miseria e provocato la chiusura delle frontiere nell'urgenza di proteggere le nostre vite. Purtroppo questo virus ha colpito l'umanità in un periodo in cui la leadership e la cooperazione internazionale appaiono insufficienti per poter affrontare la pandemia di comune accordo. Solo recentemente sono state avviate iniziative comuni per rendere i vaccini disponibili a tutti, non come una merce o un privilegio riservato ai paesi più ricchi, ma come un diritto e una necessità per tutta l'umanità per poter superare la pandemia. Pertanto, accolgo con favore la decisione dei presidenti Joe Biden e Xi Jinping di sostenere l'iniziativa di India e Sudafrica per la sospensione dei brevetti dei vaccini contro il coronavirus, al fine di accelerare la produzione e la vaccinazione di tutta la popolazione del mondo.
È un'iniziativa che ho difeso insieme ad altre personalità, ex capi di Stato e premi Nobel, appoggiando la petizione globale per il vaccino gratuito per tutti, appoggiata anche da Nicola Zingaretti. In Brasile il coronavirus ha trovato un governo di estrema destra, negazionista verso la scienza e sottomesso a Donald Trump, che invece di ascoltare gli esperti, coordinare i governi locali, ottenere i vaccini e fare da guida alla popolazione, ha insistito nel sabotare i governatori e promuovere farmaci fasulli, ignorando l'urgenza di acquisire vaccini, favorendo gli assembramenti e facendo disinformazione sulle misure per prevenire il contagio. A causa di tale mancanza di responsabilità, il Brasile è il secondo paese al mondo per vittime causate dalla pandemia. Sono già quasi 450.000 i brasiliani deceduti e gli esperti sottolineano che almeno la metà di queste morti avrebbero potuto essere evitate. Forse anche di più se il Brasile avesse attuato le necessarie misure di contenimento e i test clinici dopo aver visto come il virus aveva colpito di sorpresa la Cina e poi l'Italia. Inoltre, nel mezzo della pandemia e con un governo indifferente in Brasile, un paese che nel 2014 era riuscito a uscire dalla mappa della fame, milioni di persone sono tornate a soffrire di quel flagello a causa della perdita del lavoro e per l'aumento dei prezzi dei generi alimentari, inaccessibili per molti brasiliani, nonostante il nostro paese sia uno dei maggiori esportatori di cibo nel mondo. Il momento è difficile e impegnativo, ma voglio salutarvi con un messaggio di speranza, cui ho tenuto fede per tutta la vita anche nei momenti più difficili, prima, durante e dopo essere diventato presidente, mai arrendersi. Abbiamo avuto giorni migliori in Brasile e li avremo di nuovo in futuro. L'attuale governo del Brasile è un incidente della nostra democrazia, il risultato di una campagna di negazione della politica che ha mirato a rimuovere un partito di sinistra dal governo e ha finito per mettere al potere un troglodita. La storia insegna che ogni volta che si nega la politica, ciò che viene dopo è peggio, l'autoritarismo e le barbarie. Il Brasile non merita il governo Bolsonaro. Il Brasile è molto meglio del governo Bolsonaro e oggi la stragrande maggioranza dei brasiliani rifiuta questo presidente e questo governo. E non saranno un partito o un uomo politico a sconfiggere Bolsonaro. Chi sconfiggerà Bolsonaro sarà il popolo brasiliano, la società brasiliana, per riprendersi la propria democrazia e il progetto di un paese che combatta la fame, che promuova opportunità per i giovani e riduca la povertà, che rispetti l'ambiente e la scienza e che dialoghi e collabori con gli altri paesi per avere un mondo migliore. Un forte abbraccio, vi auguro un buon incontro e ringrazio per l'affetto e la solidarietà italiana verso il Brasile. Ecco, a margine di questo bellissimo messaggio, solo una nota che appunto alle considerazioni che ha fatto il presidente Lula sul tema della pandemia, è importante aggiungere che nel vertice G20 sulla salute, che si è appena svolto a Roma, sotto la presidenza italiana, proprio il presidente del Consiglio Mario Draghi ha sostenuto apertamente per l'Italia la necessità che i paesi ricchi sostengano la vaccinazione generalizzata e quindi aprendo la possibilità di sospendere i brevetti anche solo temporaneamente. Ecco, ringraziando di nuovo, passo il testimone a Donato per guidarci in queste riflessioni. Molte grazie direttore, grazie Daniele e grazie ancora e benvenuti a tutti i nostri amici relatori e panelisti. Cerco di dare il buon esempio restando all'interno dei 15 minuti che deve valere per tutti per la mia introduzione. Oggi parliamo di Brasile, ma in molti paesi dell'America Latina, dal Cile alla Colombia, dal Messico al Perù, da El Salvador al Nicaragua, e tanti altri sono in corso dinamiche importanti da seguire con attenzione. Al riguardo, Alfredo Somoza recentemente ha scritto che in America Latina spesso viene anticipato quello che poi succederà in altre parti del mondo. In effetti, aggiungo io, basti pensare a come Roberto Marinho, l'imperatore della comunicazione in Brasile, insediò Collor de Mello a Planalto nel 1990. Quindi anticipando la famosa discesa in campo di Berlusconi da noi. E gli esempi sarebbero tanti. Negli ultimi tempi il CESPI ha meritoriamente, già Daniele lo ricordava, guardato molto all'America Latina, al Cile con l'ex ministro
José Antonio Viera Gaio e la professoressa Maria Rosaria Stabile, la vice ministra Marina Sereni, proprio durante le immense manifestazioni del 2019 a Santiago che hanno portato agli storici risultati della settimana scorsa. All'America Latina, negli scenari globali, presentando il libro del professore Raffaele Nocera e promuovendo un inedito forum a cui hanno partecipato una cinquantina tra esperti e ricercatori. Oggi con questo webinar vogliamo offrire un aggiornamento sulla situazione del Brasile, sulle dinamiche politiche in atto in quel grande, splendido e tormentato paese. Per farlo parleremo dell'oggi ma anche di ieri. Infatti, come risaputo, senza memoria non c'è futuro, ma neppure si comprende il presente. Nelle passate elezioni presidenziali del 2018 emerse e poi prevalse un candidato semi sconosciuto allora dal cognome italiano, tal Bolsonaro. In gioventù era stato militare, poi venne espulso dall'esercito, ma riuscì a farsi eleggere in Parlamento e per il resto della sua vita ha fatto il parlamentare, come si diceva una volta qui in Italia, peone. Caratterizzandosi per posizioni di estrema destra fascistoide, con annessa apologia della tortura e della passata dittatura militare, con spiccate propensioni verso il populismo evangelico, come lo ha qualificato il professore Zanatta. I suoi figli, personaggi senza arte né parte, hanno seguito le orme paterne, costituendo una sorta di clan dedito ai rapporti con le milizie paramilitari violente e implicati in svariati fenomeni di corruzione. In Italia c'è stato un esponente politico che ha guardato con un misto di invidia e ammirazione a Bolsonaro, lanciando tweet in campagna elettorale incitando forza a Bolsonaro e incontrandone i figli. Il tutto con discutibile senso dello Stato, essendo egli all'epoca ministro ed addirittura vicepresidente del governo Conte I. I motivi dell'ascesa di Bolsonaro sono molteplici. La crisi della democrazia, che non riguarda solo l'Europa o gli Stati Uniti, ma anche il Brasile. Il potere dei grandi mezzi di comunicazione, l'impero di Rete Globo e tanti altri, non sempre finalizzato ad informare, ma spesso a screditare, disorientare e manipolare l'opinione pubblica, ne sappiamo qualcosa in Italia. Il riacutizzarsi drammatico delle diseguaglianze sociali tra i pochi super ricchi e i molti sempre più poveri economicamente, socialmente e culturalmente. Fenomeno che ha alimentato ed ingrassato il populismo più becero, lo sproloquio nazionalista sovranista, la guerra fra i poveri. I ritardi ed anche gli errori dei governi a guida PT, prima con Lula e poi Dilma Rousseff. Infatti, insieme alle tante, tantissime cose buone, straordinarie realizzate, l'aver concretamente contrastato la fame ridando un futuro a decine di milioni di brasiliani prima invisibili o discriminati per ragioni razziali, l'aver riportato il Brasile sulla scena mondiale e tantissime altre, si sono verificati anche fenomeni di assuefazione all'esercizio del potere, di scarso controllo sulla corruzione, di ritardo nel riformare un sistema politico ereditato da epoche passate e che favorisce fenomeni antichi come il cosiddetto Mensalão. Infine, un uso scellerato della giustizia da parte del giudice inquisitore Sergio Moro, sedicente seguace di Davigo, specialista nello svolgere più parti nella stessa commedia, in barba alle più elementari regole giuridiche, trafficando quindi con i PM, i pubblici ministeri, con un unico obiettivo che candidamente emerge nei colloqui registrati ed ora pubblici: togliere di mezzo Lula, a tutti i costi e con qualunque mezzo. E 3 anni fa ci sono riusciti. Il numero 9, come sprezzantemente lo irridevano nei loro torbidi dialoghi per via del fatto che a Lula manca un dito, avendolo perso sotto un tornio quando era metalmeccanico, venne incarcerato. Una volta eletto, Bolsonaro ripagò questi servigi premiando Moro, al quale come d'incanto la politica non faceva più schifo, con un super ministero. Ma 2 galli nello stesso pollaio durano poco. E Moro ha poi lasciato il governo accusando Bolsonaro di usare la polizia per scopi privati a difesa del suo clan familiare.
manco a dirlo, tutto assolutamente vero. Diventato presidente, per prima cosa Bolsonaro si è sdraiato politicamente su Donald Trump, cercando di imitarlo. Forse l'unica cosa che non è arrivato a fare è stato andarsene in giro con la mascherina con stampato il nome Trump, come invece faceva il suo amico italiano ancora lui. Ha insediato al Ministero degli Esteri Araújo, un seguace delle teorie del guru ultrareazionario Olavo de Carvalho, osannato da Steve Bannon, e poche settimane fa, diventato ingombrante, lo ha licenziato. Ha militarizzato il governo e le istituzioni, ha incentivato il disboscamento criminale dell'Amazzonia, eliminando leggi di protezione ambientale e trascinando il Brasile da leader sui temi del cambiamento climatico a paria internazionale alla vigilia della COP26 del prossimo novembre. Per gioia degli per la gioia e gli interessi dell'agrobusiness. Ha fatto scelte economiche i cui risultati sono sotto gli occhi di tutti. E dulcis in fundo, con lo scoppio della pandemia, ha fatto quello che tutti abbiamo visto con dolore e raccapriccio nelle immagini dei telegiornali, in un delirio negazionista sulla pelle di milioni di persone. Dopo Sergio Moro, il clan Bolsonaro si è liberato di svariati altri ministri, civili e militari, ritenuti non sufficientemente proni ai propri desiderata. Nel mentre sono in corso commissioni parlamentari d'inchiesta su molti aspetti oscuri della gestione della pandemia. All'ex presidente Lula, dopo la scarcerazione e dopo l'annullamento delle sentenze di Curitiba, sono stati restituiti i diritti politici. E nei sondaggi appare già come il potenziale avversario di Bolsonaro alle presidenziali del prossimo anno. Persino un uomo di Stato per nulla simpatizzante di Lula, e in ciò ricambiato del resto, come l'ex presidente Fernando Henrique Cardoso, ha dovuto ammettere di aver sbagliato nel 2018 quando espresse un voto nullo nel ballottaggio in cui vinse Bolsonaro contro il candidato allora del PT, Haddad. Ed ha aggiunto che alle prossime presidenziali del 2022, l'anno prossimo, se ci fosse da scegliere tra Bolsonaro e Lula, voterebbe per quest'ultimo, il quale cavallerescamente ha subito commentato che in una situazione analoga e a parti invertite voterebbe Fernando Henrique Cardoso. Questo autentico miracolo lo si deve, oltre che alla saggezza e all'intelligenza dei due statisti, anche all'opera di tessitura politica di una straordinaria personalità, Nelson Jobim, che fu ministro di entrambi. In una lettera di molti imprenditori pubblicata lo scorso 22 marzo e firmata tra gli altri da Roberto Setúbal e Pedro Moreira Salles, dirigenti della banca Itaú, la più grande del Brasile, si legge: il paese è stanco di idee sconclusionate, di parole irrilevanti e di azioni sbagliate. E come acutamente segnala il professore Roberto Vecchi in un suo scritto sulla rivista Italiani Europei, cito: il tempo brasiliano ha questa qualità che aveva colto molto bene Lévi-Strauss nei Tristi Tropici, quella di passare dagli entusiasmi della costruzione alla decadenza rovinosa senza mai soffermarsi stabilmente allo stadio della modernità, che forse oggi chiameremmo sostenibilità democratica. Cari amici, questa è la mia breve introduzione che vuole servire solo come avvio della discussione. Sono stato nei 10 minuti, quindi ho recuperato qualche minuto. Abbiamo coordinato un pochettino gli argomenti dei vari panelisti, ma naturalmente tutti si possono sentire liberi di intervenire su qualunque tema. L'importante è che rimangano nei 15 minuti, per favore, per ragioni del tutto ovvie. E come primo intervento presento Cesar Alvarez. Cesar è stato vice ministro delle comunicazioni nel governo di Dilma Rousseff, è stato componente dello staff del gabinetto del presidente Lula. Attualmente è direttore di AMSUR, Istituto Sudamericano di Cooperazione e Gestione delle Politiche Pubbliche, e coordinatore del Nucleo per le Politiche Pubbliche della Tecnologia e della Informazione nella Fondazione Perseu Abramo.
Dopo di lui abbiamo fatto un'inversione perché per impegni istituzionali l'onorevole Fassino dovrà anticipare a un impegno per cui non potrà stare fino alla fine del nostro webinar. Interverrà appunto il presidente della Commissione Esteri della Camera, Piero Fassino, e poi in successione Simona Bottoni, Livio Zanotti e Giancarlo Summa, che successivamente li presenterò. Quindi adesso, con molto piacere, do la parola a Cesar Alvarez, che ci fornirà elementi di analisi per comprendere meglio la situazione politica del Brasile, anche alla luce delle novità degli ultimi giorni. Prego, Cesar. Non si sente. Non si sente. Cesar, devi attaccare il microfono. Ecco. Sì, questo è il 90% dell'errore del Zoom. Scusatemi. Ma riparto, salutavo Daniele Frigeri, ringraziare per l'opportunità di questo scambio di opinione e visione. Anche il mio saluto a Simona Bottoni e Livio Zanotti e i miei grandi e vecchi, posso dire, amico Donato di Santi Giancarlo Summa. E un saluto speciale al mio amico, amico del Brasile e leader storico del PD, della centra e della sinistra italiana, Piero Fassino, presidente onorario Proverò, come vedete, a parlare in italiano, ma sicuramente mancheranno alcune volte. Questa è sicuramente un'enorme facilitazione alla mia presentazione. Consentitemi un breve aggiornamento su questo terribile quadro della continua perdita di vita umana nel nostro paese. E nel discorso il nostro pianeta registrava 45 di vita umana e il Brasile circa 150. Siamo già quasi mezzo milione di questo 3 milioni e mezzo. Uno su sette perdita umana è brasiliano. La mancanza di vaccini, la identificazione di nuovi ceppi, tra cui quella detta indiana, l'occupazione del 90% dei letti di terapia intensiva nello Stato di São Paulo indicano l'arrivo di una terza ondata. Ieri, in una manifestazione con migliaia di sostenitori in motocicletta, triste ricordo di farsi già tragedia, Bolsonaro ha affermato che le misure di blocco prese dai sindaci e governatori sono prive di prove scientifiche e misure di una dittatura. Guarda così che siamo un fatto che psicopata è anche un genocidio. La combinazione degli effetti del Covid-19 delle sue varianti e degli incrementi dei tassi di contagio con la gestione di genocide, approfondisce e mette a nudo le molte diseguaglianze storiche del nostro paese. Abbiamo ritornato al mappa della fame. Più del 55% della popolazione brasiliana è in insicurezza alimentare. Questo vuol dire 116 milioni di brasiliani senza pieno e permanente accesso al cibo. Di questi, 9,1 si stanno nella fame. Anche la popolazione indigena soffre la fame. Dopo più di un decennio tornano i casi di malnutrizione, i decessi infantili, come è accaduto sabato con la morte per malnutrizione di un bambino della tribù Yanomami nello stato di Roraima. Bolsonaro è genocidio anche per questo. La violenza istituzionale, statale, paristatale e delle milizie si impone in modo devastante nei grandi territori urbani della povertà brasiliana, colpendo la nostra popolazione nera e giovane in modo assolutamente ignobile e spietato. La disoccupazione in Brasile ha raggiunto in questo primo trimestre 14,4 milioni di persone, su circa 100 milioni della popolazione attiva. Rispetto a un anno fa ci sono 2 milioni e 100 mila nuovi disoccupati e quello al disalento e scoraggiato di prendere buscare il lavoro, cercare il lavoro, sono più di 6 milioni. Venerdì scorso Bolsonaro non ha partecipato a questo vertice che abbiamo parlato da poco sull'Italia
alla guida del G20, no? E cerca di affrontare in modo articolato nel breve termine la post-pandemia. Bolsonaro non era lì. Come non era il scorso dicembre, che ha annullato sua partecipazione a un altro vertice mondiale promosso dalla ONU, che è stato stesso per l'America Latina un anno fa, quando ha ancora non andato a un colloquio continentale per prendere misure insieme con la condizione e la condivisione del territorio. Proroghe e ritardi nella trattativa di acquisti di vaccini e persino di rescissione di contratti sono una costante in tutto questo. La scorsa settimana più di 1000 città brasiliane hanno sospeso la vaccinazione per la mancanza di vaccini. Detto questo, così rapidamente, scusatemi l'italiano incluso, prendo qualche annotazione che sono state costruite all'interno dell'Istituto ANSUR, presieduto dal compagno conosciuto da tanti da voi, Vicente Trevas, e il principale costruttore di questa riflessione, che la espongo io con la mia particolare compressione, evidentemente. Il Brasile come nazione, come società, sta attraversando un momento particolare nella storia nazionale e vivendo un impasse di quale direzione intraprendere. Siamo a un gran bivio. Questo momento è vissuto e perseguito in modo distinto dalla diversità degli attori presenti nel scenario. Qual è la natura di questo impasse? Dello Stato e della nazione. Dall'altro canto, una percezione sempre più diffusa nella società che la direzione data dal presidente Bolsonaro debba essere modificata e per molti, se non addirittura vietata. Occorre costruire alternative. C'è una crescente comune riflessione molto semplice e diretta, così come è, non si, e persino antagonistiche fra le diverse attori sul territorio. La prima, l'inquietudine di ieri, proveniente da quei settori dell'elite brasiliana che sostenevano Bolsonaro dall'inizio. In quel momento dicevano, fermi tutti, hanno detto inizialmente, Dilma non può andare avanti, e il colpo è arrivato. E subito dopo, Lula non può tornare. Oggi, gli stessi cominciano a risentirsi per la condizione della gestione genocida della pandemia, la politica necrofila e l'attacco e la discostituzione dei diritti democratici fondamentali, favorendo il crescente dominio delle milizie negli spazi pubblici e, agendo così, temono l'elite, aprono lo spazio per il ritorno di Lula. Fermi tutti, Lula non può tornare, ma Bolsonaro potrà reggere? La inquietudine diversa, quella dei ricco e in ricostituzione settore popolare, partidario, democratico. Sì, fermi tutti, Lula deve tornare. Dall'impasse cominciano a emergere elementi e movimenti che dimostrano il riposizionamento e il riallineamento di una diversità di attori politici, sociali, economici, culturali e istituzionali. La CPI del Covid, fra virgolette, stanno dando elementi che comprovano ciò che la percezione della maggioranza della popolazione già aveva. Questo vuol dire che Bolsonaro è stato un disastro nella condizione della crisi sanitaria, il suo negazionismo ha prodotto migliaia di morti, ha rifiutato il vaccino, il conto sempre pagato dal popolo. La gran media, soprattutto la Rede Globo, anche continuando a sostenere le politiche privatiste e neoliberali di Bolsonaro, hanno intensificato la denuncia della sua responsabilità nella pandemia, nella questione ambientale e in diritti. La causa legale presentata da un gruppo di giuristi personalità politiche chiedono non l'impeachment, ma l'interdizione di Bolsonaro per incapacità amministrativa ha guadagnato spazio mediatico e adesione. L'incontro pranzo di Lula con il presidente Fernando Henrique Cardoso, bellamente sintetizzato e illustrato per Donato Di Santo, illustra in modo inequivole il movimento verso un campo democratico reale e necessario. A questi quattro fatti che ho registrato qui potremmo aggiungere altri altro, pubblicizzato meno o no. E così vado a qualche possibilità di scenario futuro, senza, non sono matto, di dire qual è la probabilità di uno o d'altro, ma ci sono.
Una. C'è una possibilità di un'uscita autoritaria? Sì. Basta ricordare il rapporto di Bolsonaro con le milizie, il loro enorme peso nei ranghi bassi e medi delle forze armate nazionali e nelle polizie militari regionali, che sono tanti, i nuclei fascisti all'interno della sua massa di sostenitori, incondizionato, sempre girando all'intorno del 20 al 25% della popolazione. A questo si deve aggiungere una cupola delle forze armate integrate di modo organico e materiale a più di 12.000 posti di lavoro nella macchina del governo federale, con diverse responsabilità e stipendi, e le sue reiterate manifestazioni di ieri e di oggi nel senso di costituirsi come il garante dei poteri e della Costituzione. Un'altra, è possibile un'alternativa di centro-centrodestra, ovviamente neoliberale e minimamente democratica, per contrapporsi a Bolsonaro e al campo del centro-sinistra? Senza dubbio, è possibile. È possibile, è in articolazione permanente e poco visibile, ma deve anche affrontare grandi difficoltà nell'identificare un personaggio che si adatti a questo profilo e con un minimo di visibilità pubblica. I nomi che sono emersi come rappresentanti di questa alternativa sono quasi tutti già usciti del centro della scena e nei sondaggi è statisticamente in parità tra qualcosa fra il 9 e il 4%. È uno fra di questi. Secondo un'analisi recente dell'Istituto Riferimento dell'Establishment, anche internazionale, il profilo richiesto per questa possibilità sarebbe qualcuno in grado di far fronte al deficit fiscale derivante dalla spesa pubblica e dalla spesa pubblica per la pandemia e anche per portare avanti le poche riforme neoliberali ancora in sospeso, come la riforma fiscale. Candidato, dobbiamo dire, difficile da trovare, ma che sicuramente può essere anche costruito. E una terza possibilità, che la chiamiamo fattore Lula, che va al di là delle singole persone del Lula. Sia lui un candidato, ma anche la ipotesi di un'altra candidatura che esprima questa articolazione della sinistra e centro-sinistra verso un centro democratico. La combinazione degli impatti positivi risultanti dalla sua riabilitazione politica e morale con la recente decisione della Corte Suprema, nelle brillanti sintesi del giurista brasiliano Pedro Serrano, Lula ha ritornato umanizzato. Era una cosa, un nemico, lui adesso ritorna umano. La decisione che riscatta, ripare un poco, anche in parte, la mostruosa perpetrata dai procuratori della cosiddetta Lava Jato è, e qui cito il gran giurista Fraioli, deviazione del corso naturale della democrazia brasiliana, contribuendo all'impeachment del presidente Dilma e a condannare l'ex presidente Lula. Il tempo del processo è stato alterato per evitare che Lula fosse candidato alla presidenza. È stata un'interferenza nel gioco democratico, così ha detto in una recente intervista, come ho già menzionato, il professore Ferraioli, emerito giurista italiano garantista. Il fattore Lula aggiorna e espande la memoria reale e simbolica della sua traiettoria, riferimento e base di salvataggio di un sentimento forte e diffuso della possibilità di un paese, della brasilianità, democratico, giusto, sovrano sulla scena internazionale e con possibilità di portatore di futuro. La sua capacità di dialogo, parliamo di Lula, e la costruzione di un progetto alternativo di governo in azione, un ampio tavolo di dialogo nazionale, un programma minimo e che non escluda le decisioni serie per ricostruire nel paese un protocollo etico, programmatico che vada altri partiti e ripristini il protagonismo sociale. Grazie, mi fermo con 14, Donato. Bravissimo, ti ringrazio tanto, caro Cesar, per il tuo contributo, per essere stato nei tempi, per averci dato elementi importanti di valutazione e anche per lo sforzo che hai fatto di fare questo intervento in italiano. Peccato che alcuni passaggi poi c'è stato avuto un problema di connessione, ma il grosso, il 90%, si è sentito bene. Prima di dare la parola all'onorevole Fassino, vorrei dire che per i pochi che insomma
collegati da qualche parte dell'America Latina non dovessero ricordarsi, Piero Fassino è stato ministro della Repubblica, sottosegretario agli esteri, è stato segretario nazionale del Partito dei Democratici di Sinistra, sindaco di Torino, ma per me personalmente è stato innanzitutto per tanti anni il mio capo nel Dipartimento Esteri dei Democratici di Sinistra del PDS, con cui ho fatto tante missioni in America Latina e in particolare in Brasile. Attualmente l'onorevole Fassino è presidente della Commissione Esteri della Camera, oltre che presidente d'onore del CESPI, e gli passo molto volentieri con piacere la parola. Va bene, grazie, grazie. Ringrazio ovviamente tutti, ringrazio prima di tutto Donato per tutte le cose che ha detto adesso. Ci lega un'amicizia di lunghissimo periodo e io ho potuto apprezzare appunto la straordinaria competenza che Donato ha sull'America Latina. Direi che forse in Italia, nel mondo politico, pochissimi hanno le conoscenze, l'esperienza, le relazioni che Donato ha. E ringrazio ovviamente tutti gli altri partecipanti, saluto Cesar, lo ringrazio molto e lo prego di trasmettere a Lula i miei saluti. Ringrazio Giancarlo, Summa, Simona Bottoni, Livio Zanotti e vi chiedo scusa se io non potrò partecipare a tutto il webinar perché ho un altro webinar di tipo istituzionale come Presidente della Commissione Esteri della Camera e quindi sono obbligato a dividermi, diciamo così, ecco. Detto questo, l'introduzione di Donato è stata ampia, esaustiva, ha dato tutti gli elementi di conoscenza che poi sono stati ulteriormente arricchiti e approfonditi dall'intervento di Cesare. Che cosa posso aggiungere io? Beh, prima questione. Covid. Non c'è dubbio che il Brasile è stato drammaticamente colpito dal Covid. La politica di Bolsonaro è stata suicida e questo ha prodotto una situazione drammatica. Le cifre sulle persone decedute, le persone contagiate, la diffusione del contagio in Brasile sono impressionanti e credo che sono un motivo ovviamente di grandissima preoccupazione che deve spingere ovviamente a quello che anche nel suo messaggio Lula ha detto, e cioè i vaccini devono essere assicurati a tutti. Anche perché se non si è sicuri tutti, non è sicuro nessuno, è del tutto evidente, perché il contagio ha una diffusione su scala globale che nessun confine, nessuna barriera può fermare. E quindi l'unico modo per evitare una diffusione globale del contagio è quello di mettere in campo in tutti i paesi strategie di contenimento, e la strategia di contenimento più efficace è quella ovviamente della vaccinazione. E quindi garantire i vaccini a tutti, liberalizzando il mercato dei vaccini e intervenendo sulle royalty e sui brevetti, io credo che sia una cosa assolutamente fondamentale. È una questione che l'Italia ha posto in più sedi, per esempio a livello dell'Unione Europea, nel recente convegno sulle politiche per lo sviluppo dell'Africa che il presidente Macron ha promosso e a cui è intervenuto il presidente Draghi ponendo questa questione. È una questione che la presidenza italiana del G20 sta ponendo come uno dei punti della sua presidenza e credo che quindi dobbiamo lavorare e batterci perché effettivamente si arrivi alla possibilità di mettere a disposizione di tutte le nazioni e tutti gli stati i vaccini. Naturalmente sapendo che nel momento in cui mette a disposizione i vaccini poi bisogna fare le vaccinazioni. Ora, bisogna avere dei governi che abbiano, come dire, l'intelligenza, la saggezza e anche il senso di responsabilità di sapere che lo strumento della vaccinazione non è uno strumento opzionale, ma che invece bisogna effettivamente vaccinare i propri concittadini. E le cose che ha detto Cesar Alvarez su questo non sono tranquillizzanti per ciò che riguarda il Brasile, perché l'atteggiamento fino ad oggi di Bolsonaro e del governo brasiliano è che tutto sommato i vaccini sono un'opzione, non sono un'opzione, sono una necessità, e credo che dobbiamo batterci perché sia così. La seconda questione e considerazione che voglio fare riguarda ovviamente quello che già ha detto Di Santo in una delle riflessioni che Donato ha fatto, cioè l'America Latina è un continente che va sempre seguito perché le sue dinamiche sono dinamiche che non riguardano solo mai il continente, ma hanno un impatto
e la vita del continente e per come pesa il continente nel mondo, un impatto nel mondo. Bolsonaro ha potuto diventare presidente sull'onda del trumpismo, è del tutto evidente. E sull'onda del trumpismo non soltanto in Brasile, ma anche in altri paesi dell'America Latina, in Europa, come pensiamo a Brexit per fare un esempio, o in altri paesi si sono di altri continenti si sono affermate delle destre con politiche di carattere regressivo sul piano del rispetto dei diritti umani e della democrazia, sul piano economico e sociale, con conseguenze che poi sono i cittadini a pagare, e il Brasile ne è un buon esempio. Tutta la politica, diciamo, sociale, di lotta alla povertà, fame zero, aumento delle condizioni di vita, tutela sanitaria, investimento sulla formazione e sull'educazione che si fece nel periodo di Lula, ho citato i titoli principali, ma sappiamo come Lula ha dedicato, diciamo, tutta l'intera strategia, era una strategia volta a determinare un innalzamento della qualità di vita e le opportunità di vita per la popolazione brasiliana, tutto quell'enorme patrimonio di politica è stato, come dire, bloccato nella migliore delle ipotesi e in alcuni settori messo in discussione con cospicui arretramenti, che sono, voglio dire, una riduzione delle opportunità di vita, delle condizioni di vita dei cittadini brasiliani a partire proprio dai più poveri. Quindi da questo punto di vista noi dobbiamo sapere che Bolsonaro in Brasile, per il ruolo che il Brasile ha, data la dimensione del paese, e per il ruolo che il Brasile ha, ha un effetto alone su altri paesi dell'America Latina che, come dire, determina un ulteriore aggravamento delle condizioni di vita di milioni di cittadini. E quindi battersi perché ci sia, diciamo, si costruisca un'alternativa progressista che possa alle prossime elezioni presidenziali vincere e tornare a guidare il Brasile è importante. Da questo punto di vista l'incontro Cardoso-Lula è certamente un fatto straordinario. Io ho conosciuto Cardoso, come sa, Donato, proprio in occasione di una visita che facemmo insieme al congresso del PT a San Bernardo do Campo, e in quei giorni io ebbi la possibilità anche di incontrare Cardoso, che poi ho incontrato altre volte in Italia e in Brasile, e il fatto che, tutto sommato, questi sono i due leader principali del fronte progressista brasiliano. Questi due leader sono stati anche in competizione, diciamo in posizioni diverse nel passato, ma in una competizione, diciamo, che si svolgeva dentro un alveo democratico, come del tutto naturale. Oggi c'è un'emergenza a Brasile, c'è un'emergenza democratica in Brasile che li spinge a trovare un accordo. Io credo che questo sia molto positivo, perché una strategia di unità delle diverse componenti del fronte progressista è una delle condizioni per potersi mettere, per poter avere una proposta che possa avere, diciamo, credibilità e quindi potenzialità vincenti. Il Brasile è un paese decisivo poi per molti altri aspetti. È un paese decisivo nel rapporto con l'Unione Europea e con alcuni paesi dell'Unione Europea in particolare. Sappiamo tutti che è in corso un negoziato per l'accordo di libero scambio tra Unione Europea e Mercosur. Sarebbe la seconda grande area di libero scambio per dimensioni di popolazione e di mercato, dopo la grande area di libero scambio pacifica inaugurata, promossa dalla Cina qualche mese fa, e determinerebbe un ulteriore consolidamento dei rapporti tra l'Unione Europea, i suoi paesi e l'America Latina, in particolare i paesi del Mercosur, che sono già molto intensi. E da questo punto di vista, quindi, c'è un interesse strategico dell'Unione Europea e dei suoi paesi a lavorare perché questo accordo di libero scambio vada avanti, e la strada non è tutta in discesa. Un grande paese europeo come la Francia, come sapete, ha sollevato una serie di obiezioni, e anche altri a ruota, quindi è tutta una, come dire, è un percorso da seguire con grande attenzione, con grande determinazione, e l'Italia, insieme alla Spagna, al Portogallo, per ovvie ragioni di relazioni col continente latinoamericano, ha tutto l'interesse invece a essere, come dire, vessillifero dell'accordo tra Unione Europea e Mercosur, e quindi questo è un punto decisivo, perché la definizione di questo accordo sarebbe un contributo molto forte, non solo allo sviluppo economico-sociale, perché ovviamente un'area di libero scambio offre molte maggiori opportunità, ma anche alla stabilizzazione democratica, ovviamente, in America.
in America Latina. Il Brasile poi è un paese del G20 e quindi tutte le grandi issues, dal cambiamento climatico al tema delle migrazioni, al tema dei diritti umani, sono sempre più temi globali che richiedono, come dire, un intervento, diciamo, di scala globale. E l'istituzione di governance più ampia che su scala globale c'è il G20, anche se sappiamo bene la complessità di far funzionare questo forum, e io credo che anche lì il Brasile può, un Brasile democratico però, ovviamente può far valere un impegno importante, quindi c'è un interesse anche da questo punto di vista a promuovere, a favorire un cambio di guida politica in Brasile. E infine c'è un interesse italiano specifico. L'Italia ha un rapporto con il Brasile intenso, di ragioni prima di tutto demografiche, no? Come tutti sappiamo, legato alle grandi migrazioni che dalla metà dell'Ottocento hanno investito via via dall'Italia al Brasile. Basta andare a San Paolo e guardare le targhe delle vie per vedere che metà delle vie di San Paolo hanno dei nomi italiani. La moglie di Lula ha il passaporto italiano, e poi potremmo continuare a fare mille esempi di questa relazione, diciamo, che affonda le radici nella demografia. Ma le relazioni non sono solo demografiche, sono via via cresciute e oggi sono forti relazioni politiche ed economiche. La presenza del sistema economico italiano in Brasile è molto forte. Il principale operatore energetico in Brasile è l'Enel, per fare un esempio. Ma, diciamo, la quantità di imprese che operano sul mercato brasiliano sono tantissime. E d'altra parte cresce anche l'interscambio tra Brasile e Italia via via, quindi c'è un interesse molto forte dell'Italia a non solo mantenere queste relazioni, ma intensificarle sempre di più. C'è anche un altro elemento che io credo vada visto, perché il Brasile, soprattutto con Lula e con quel grande collaboratore di Lula che è scomparso da qualche tempo, che fu Aureliano Garcia, sviluppò anche una politica globale, in particolare, per esempio, verso i paesi, sfruttando l'usofonia, verso i paesi africani e ex colonie portoghesi. Perché dico questo? Perché l'Italia è uno dei paesi europei che spinge di più perché l'Unione Europea abbia una politica africana, perché l'Africa è il grande tema di questo secolo. Il Brasile è un paese che a questo è attento e sta sviluppando, appunto sfruttando il canale, ma non solo, della lusofonia, delle relazioni con l'Africa. E questo è un altro tema di grande interesse per una relazione tra l'Europa e il Brasile e tra l'Italia e il Brasile. Quindi, come vedete, diciamo, i terreni su cui si possono costruire relazioni, strategie e sinergie, azioni politiche comuni sono tanti. E per questo abbiamo un interesse strategico a che il Brasile esca dalla condizione di politica e economica e sociale, come l'ha descritta bene Cesar Alvarez, di oggi. Perché un paese incerto sul terreno della tenuta democratica e instabile sul piano economico e, diciamo, stagnante o addirittura peggio sul piano sociale, è ovviamente un partner più debole con cui è molto più difficile costruire delle politiche, diciamo così. Quindi da ogni punto di vista io penso che noi abbiamo interesse seguire tutto quello che accadrà in Brasile, così come quello che accade in America Latina. Sono di qualche settimana fa le elezioni in Ecuador e in Perù, che sono state, hanno dato delle indicazioni. C'è in Argentina la nuova guida che è stata assunta con il nuovo presidente delle elezioni recenti. C'è una situazione molto delicata in Colombia, come sappiamo. C'è il Cile che va verso, in modo non semplice, diciamo, l'adozione di una nuova Costituzione, quindi c'è tutto un c'è la situazione in Bolivia che tuttora continua a essere una situazione aperta, per non parlare della criticità del Venezuela, quindi c'è una situazione, diciamo, in movimento con dinamiche diverse, ma in ogni caso tutte da seguire, che tutte incidono evidentemente sui destini del continente, ma è chiaro che, diciamo, il paese che fa scuola, che fa strada, è il paese più grande, il paese che ha obiettivamente l'egemonia, diciamo, politica, economica sul continente, che è il Brasile. Quindi è evidente che
seguire quello che accade in Brasile e favorire la fuoriuscita dalla condizione di instabilità, di insicurezza e di crisi di oggi è un interesse strategico che quindi l'Unione Europea e i suoi paesi devono perseguire. E questo è quanto. Molte grazie Piero per questo tuo contributo, che non solo è stato un contributo importante sul piano istituzionale come Presidente della Commissione Esteri, ma anche politicamente ha dimostrato come tuttora continui a seguire con grande passione, interesse questo pezzo di mondo, cogliendone sempre con acume alcune delle importanti novità che ci presenta. Quindi grazie, spero che per un po' ancora, fino a quando non dovrai fare il prossimo impegno, potrai rimanere collegato con noi. Voglio aggiungere una cosa, solo per informazione ai nostri amici. Quest'anno ci sarà una cosa a cui tu l'hai lavorato, sei stato un inventore. Ci sarà la 10ª edizione del Vertice Biennale Italia-America Latina e quest'anno, come in precedente edizione, non l'ultima, ma come in precedente edizione, sarà accompagnata dalla realizzazione del forum interparlamentare. Quindi noi avvieremo proprio dalle prossime settimane i contatti con le commissioni estere dei principali paesi latinoamericani per preparare il forum interparlamentare. Sarà un'altra occasione di intensificazione delle relazioni tra il nostro paese e l'America Latina. Grazie, vi ringrazio molto dell'attenzione. Grazie Piero Fassino, e ci ha dato una importante notizia anche riguardo appunto alle attività istituzionali italiane. Io adesso presento e poi passo la parola al prossimo espositore, anzi espositrice in questo caso, perché si tratta della dottoressa Simona Bottoni, latinoamericanista, esperta in particolare del Brasile e in particolare ha approfondito molto i temi dei diritti umani, è dottoressa in giurisprudenza e ricercatrice associata presso l'Istituto di Alti Studi in Geopolitica, ha scritto varie cose interessanti. Simona si concentrerà, così abbiamo un po' concordato, diciamo, ma ripeto per tutti, vale il discorso che nell'ambito del rispetto dei tempi c'è ampia libertà di spaziare, si concentrerà in modo prevalente sull'autoritarismo del governo Bolsonaro e della persona di Bolsonaro, che ha le proprie radici nel passato della dittatura, e parlerà anche dei diritti umani, della Commissione Nazionale per la Verità sepolta da questo governo e di altre cose. Quindi ringraziandola le passo la parola a Simona Bottoni per il suo intervento. Scusatemi, grazie Di Santo, buon pomeriggio a tutti i relatori, a chi ci segue. Volevo ringraziare anche il CESPI per questa iniziativa e per l'invito. Cercherò di essere breve, anche se veramente ci sono tante cose da dire su questi argomenti e tante sono anche state già affrontate in maniera straordinaria da chi mi ha preceduto. Sicuramente sì, chiunque sia il prossimo presidente del Brasile nel 2022 sicuramente erediterà un paese che giustamente è stato definito al collasso dal titolo di questo webinar. Per cercare di comprendere un pochino come si è arrivati a questo collasso, sono andata a riguardarmi un pochino alcune dichiarazioni e promesse che Bolsonaro aveva fatto durante la campagna elettorale delle presidenziali 2018 e poi in occasione della sua prima uscita pubblica che ci fu nel gennaio 2019 al forum di Davos. E diciamo che ho trovato parecchi spunti di riflessione da quelle sue prime dichiarazioni, perché poi in effetti sono state un po' il manifesto della sua gestione. Aveva promesso Bolsonaro sempre in quel forum di Davos che avrebbe fatto uscire il Brasile dalla crisi etica ed economica in cui versava, cosa che poi però ecco, abbiamo visto anche con Alvarez non si sta verificando. Certamente gli effetti della pandemia non hanno aiutato la situazione economica del paese, che ha visto un brusco arresto nel suo PIL, che ha segnato un meno 4,1% per il 2020. Si prospetta una piccola ripresa nel 2021, che però sicuramente non riuscirà a far recuperare
questo brusco calo di PIL avvenuto in questo anno. Poi, come si è detto, l'inflazione aumenta dal 3,5 del 2020 si passa al 4,3 di quest'anno, la disoccupazione nello stesso modo. E poi un'altra cosa abbastanza importante, gli investimenti diretti esteri che sono diminuiti, hanno subito una forte contrazione addirittura del 50%, che è forse la contrazione più grande che hanno tra i paesi emergenti, registrata tra i paesi emergenti, tanto che il Brasile è passato dal sesto posto come paese oggetto di investimenti diretti esteri del 2019 al nono nel 2020. Quindi diciamo che forse le politiche del ministro Guedes non hanno avuto un particolare effetto, certamente temperato da questa pandemia di Covid. Poi, sempre in quel famoso forum di Davos, Bolsonaro aveva anche dichiarato che avrebbe difeso l'economia, la famiglia, i veri diritti umani, il diritto alla vita. E su questo, insomma, mi è venuto un po' da riflettere, primo perché non ho ben chiaro cosa intenda il presidente per veri diritti umani, nel senso che io conosco la definizione di diritti umani, poi se ce ne sono di veri non mi è dato sapere. E, diciamo che sui diritti umani sicuramente ecco, probabilmente l'idea di Bolsonaro è un po' diversa da quella diffusa generalmente da tutti, in particolare i diritti delle popolazioni native e delle comunità tradizionali sono, la tutela di questi diritti è sicuramente peggiorata, tanto che, per fare un esempio, gli incendi boschivi sono aumentati di quasi il 10% nel periodo 2019-2020, e questo è indicativo di quanto appunto si stia dando spazio al land grabbing e all'agribusiness in quei territori, e ovviamente questo a detrimento degli spazi vitali in cui queste popolazioni chiedono di continuare a poter vivere. E quindi diciamo, tra l'altro, per quanto riguarda i difensori dei territori, della terra e dell'ambiente in Brasile, c'è un rapporto che annualmente viene stilato da una ONG che si chiama Global Witness, che ha posizionato il Brasile al terzo posto tra i paesi col più alto numero di attivisti in questo ambito uccisi. Quindi il Brasile viene subito dopo Colombia e Filippine, insomma, per farci un'idea. E, diciamo, nel 2020 per queste popolazioni era stato proposto nei governi a guida PT che venissero delimitate le terre che erano destinate a loro, anche alle popolazioni quilombolas, e purtroppo invece questo intendimento è stato completamente disatteso dal governo Bolsonaro, che aveva tra le sue promesse preelettorali detto che invece avrebbe proprio evitato questa delimitazione, e ben si è attenuto alle sue promesse, perché finora non ha fatto altro che incoraggiare le invasioni di questi territori a vantaggio appunto dei soliti speculatori. Diciamo che però c'è di nuovo, o almeno più di eclatantemente nuovo, il fatto che nelle elezioni di medio termine di novembre 2020, quelle amministrative per intenderci, c'è stato il più alto numero di indigeni e quilombolas candidati e anche eletti, quindi conseguentemente. Diciamo che siamo nell'ordine del 10% di percentuale di eletti sul numero di candidati, che comunque è un numero che è il più alto in assoluto da quando ci sono elezioni democratiche in Brasile. Quindi è molto indicativo della capacità di questi popoli di finalmente organizzarsi e comprendere che devono guadagnarsi più spazio nella scena politica, perché probabilmente meglio di loro stessi nessuno può difendere le loro posizioni. Poi per quanto riguarda invece i diritti umani di cui parlavamo prima, cioè quelli veri di cui dice Bolsonaro, scusate un po' l'ironia, però veramente è curioso, sicuramente i difensori dei diritti umani non stanno messi molto meglio delle popolazioni native o quilombolas.
un caso emblematico l'abbiamo seguito tutti, quello di Marielle Franco, l'attivista nera favelata, che era consigliera comunale a Rio de Janeiro e era appunto un'attivista per i diritti anche degli LGBT, perché lei era lesbica, dichiaratamente lesbica, e, che è un'uccisione avvenuta ormai 2 anni fa e che resta priva di, diciamo, di responsabile, nel senso che ancora non si è chiarito chi siano i mandanti e tra l'altro i due soggetti che sono stati individuati come gli esecutori materiali non sono ancora andati a processo. Quindi questo Marielle, peraltro, aveva sempre criticato nel suo attivismo e anche prima di essere consigliera comunale, in una sua tesi che lei aveva conseguito anche un master in pubblica amministrazione, e ho letto la tesi che aveva discusso in questo master, alla fine di questo master, è molto interessante e molto critica sull'esperienza delle UPP, le unità di polizia pacificatrice, che è stato un progetto, diciamo, nato con i governi Aquila Petè, e che però lei già allora criticava fortemente, perché riteneva che non fosse quella la strada per le popolazioni favelate delle grandi città brasiliane, cioè non sicuramente la strada della polizia militarizzata e repressiva, quanto invece quella di fornire servizi alle popolazioni di queste realtà territoriali, tra l'altro rompendo atavici pregiudizi su queste popolazioni, perché secondo Marielle il fatto di far intervenire in maniera sistematica forze di polizia militare significava confermare l'idea che le popolazioni di questi territori siano direttamente collegate allo spaccio di droga, al narcotraffico, cosa che è assolutamente non corrispondente al vero, in quanto in diversi studi anche dell'IPCE è stato confermato che al massimo l'1% della popolazione, per esempio della favela di Maré dove lei abitava, è dedito a queste attività. Quindi significa identificare il contesto di un territorio in una addirittura minoranza che fa parte di quel contesto. Vabbè, il discorso su Marielle sarebbe lungo e non mi voglio dilungare, perché giustamente non voglio rubare spazio agli altri relatori, però l'esperienza di Marielle Franco è veramente interessante nel panorama di questa nuova ondata di giovani neri favelados che si stanno organizzando in maniera abbastanza diffusa in ONG, in collettivos, perché nelle favelas oggi ci sono moltissimi collettivos costituiti da giovani che si occupano delle più disparate attività sociali, culturali, sportive, proprio per coinvolgere favelados in attività di partecipazione e condivisione e quindi di coscientizzazione. E questo movimento Marielle lo stava proprio stimolando e ne era probabilmente anche la portatrice, era referente di molte di queste istanze all'interno poi della gestione della cosa pubblica, perché era riuscita come favelada nera e lesbica a comunque essere tra le più elette a Rio de Janeiro, perché tra le più votate a Rio de Janeiro, perché è stata la quinta più votata nelle amministrative, e quindi ad avere un consenso. Poi, sempre in quel discorso famoso di Davos che dicevo di Bolsonaro, lui parlava anche della difesa del diritto alla vita, e anche qui ci sarebbe molto da dire, però in parte è già stato detto, nel senso sicuramente è difficile comprendere la declinazione di questa difesa di diritto alla vita secondo l'idea di Bolsonaro, perché abbiamo detto anche con il Covid l'esperienza che sta vivendo il Brasile e quindi la cittadinanza in questo suo negazionismo continuo che posiziona il Brasile appunto tra forse il secondo paese al mondo per numero di morti da Covid, e quindi sicuramente non mi sembra un modo di difendere il diritto alla vita.
e quindi forse su questo non sta tenendo molto fede a quello che aveva promesso. E durante la campagna elettorale, invece, un'altra dichiarazione di Bolsonaro che aveva colpito, perlomeno a me personalmente sì, era il fatto che lui dichiarasse che se avesse vinto, il giorno dopo avrebbe posto il paese sotto il controllo completo dei militari. Cosa insomma abbastanza grave da dire in una democrazia, però oltretutto abbastanza grave anche da realizzare, però in effetti poi a questo lui ha mantenuto fede perché, come è stato già detto, forse da quando il Brasile ha vissuto un momento di democratizzazione dopo la dittatura militare, forse c'è il maggior numero di militari che occupano ruoli di governo oppure sono stati eletti comunque nelle istituzioni. Scusami Simona, no. Ti invito ad accelerare. Sì, perfetto, va benissimo, perché io poi sono anche... mi spiace non dire molto sulla Commissione Nazionale per la Verità, ma in effetti due parole, ecco, se posso dirle, sicuramente con il governo di Dilma Rousseff sono stati fatti grandi passi avanti da questo punto di vista, perché il paese ancora deve fare seriamente i conti con questo passato di dittatura militare, cosa che sarebbe auspicabile per chiunque sarà presidente nelle prossime elezioni. Però bisogna anche dire che appunto questo non fare i conti col proprio passato forse ha fatto trovare un terreno fertile anche a un presidente come Bolsonaro, che ha potuto contare proprio sull'appoggio di tutti quei giovani che sono nati dopo la conclusione della dittatura militare. Se pensiamo che l'80 milioni di brasiliani sono nati dopo la conclusione della dittatura militare, quindi non c'è una memoria viva storica molto diffusa su quello che ha rappresentato quel momento, quel periodo storico così buio per il Brasile, tanto che ad oggi in Brasile non esistono sentenze penali che abbiano condannato nel paese chi si è macchiato di questi delitti contro l'umanità. Mentre paradossalmente potrebbe accadere nell'ottobre prossimo che la prima sentenza contro uno di questi militari potrebbe essere emessa proprio da un tribunale italiano qui a Roma, perché c'è questo famoso processo Plan Condor che è iniziato nel 2007 qui a Roma e che potrebbe far condannare, seppure in contumacia, un 89enne militare che si macchiò dell'eccidio di un italo-argentino. Sicuramente, concludo, i temi dei diritti negati. Il tema dei diritti negati è un tema sicuramente non recente in Brasile, nel senso che, come è stato detto, il Brasile è sempre stato un paese caratterizzato da grandi disuguaglianze economiche e sociali, eccetera, per cui anche i governi a guida PT probabilmente non si sono estremamente dedicati a questo ambito, dando priorità a politiche di redistribuzione del reddito e di sussistenza che comunque erano necessarie, hanno prodotto i loro grandi risultati, però ritengo che chiunque sarà il prossimo presidente debba inserire nella sua agenda politica i temi dei diritti umani e dei diritti civili, perché il Brasile possa riprendere un cammino per una democrazia matura e stabile come può fare. Grazie alla dottoressa Simona Bottoni per averci accompagnato in questo grande universo dei diritti. Dei diritti umani, non dei diritti umani veri, ma dei diritti umani, e con argomentazioni molto importanti. E adesso voglio presentare e passare la parola a Livio Zanotti. Livio Zanotti è un giornalista professionista, un profondo conoscitore non solo del Brasile, ma di tutta l'America Latina e non solo, è un grande esperto di politica internazionale, ha lavorato all'Espresso, alla Stampa, alla RAI, insomma ha fatto tante cose e è sempre in attività e sempre dà un contributo importante con le sue analisi, le sue riflessioni. Livio,
cosa che vale ancora, lo ripeto sempre per tutti, potrà parlarci di quello che ritiene, in particolare penso si prevalentemente si concentrerà in particolare su quelle che sono alcune radici lontane della crisi delle istituzioni brasiliane, a partire da quella militare che lui ha approfondito in maniera particolare, diciamo così, e poi tante altre cose che lui ci vorrà dire. Quindi, sempre ricordando i tempi, la parola a Livio Zanotti. Molte grazie Donato e un saluto a tutti, a chi ci ascolta e a chi partecipa. Come hanno argomentato prima di me appunto Di Santo, Cesar Alvarez, Piero Fassino e ora Simona Bottoni, la nostra analisi del collasso istituzionale, ma anche sanitario, politico, economico, per cui si teme per la stessa tenuta della democrazia brasiliana, coincide con la nuova e diciamo pure inedita prospettiva elettorale aperta dall'iniziativa politica del presidente Lula. Restano però aperti anche molti e importanti interrogativi. Cesar Alvarez è stato abbastanza esplicito al riguardo. Perciò stiamo scandagliando nelle contraddizioni esplose tra Stato e società civile, tra le diverse istituzioni e al loro stesso interno, tra ideologie e senso comune di questo che costituisce il maggior paese della regione e un ineludibile riferimento per tutti gli altri. Parliamo della decima economia del mondo, significativa per l'America Latina, ma io direi anche per tutto l'Occidente. Oggetto fondamentale di questa ricerca è obbligatoriamente il partito militare, eterogeneo fino al punto di poter apparire politicamente ectoplasmatico e non di meno, di fatto, fortemente strutturato, per definizione gerarchico. Non più espressione esclusiva dell'oligarchia, con i reggimenti di cavalleria ormai super tecnologizzati, cui destinare i figli cadetti delle grandi famiglie, un po' secondo il modello, diciamo, stendaliano del rosso e il nero, ma sempre animato da una forte mistica di salvezza e di redenzione nazionale che periodicamente tornano pericolose e all'ombra delle quali sono state infatti concepite in passato congiure di potere e rivendicazioni sindacali. Basti pensare, questo è un dettaglio forse non del tutto noto, che ciascuna delle tre armi in Brasile ha dei lobbisti che negoziano permanentemente con il Parlamento i propri stipendi e gli acquisti di armamento. Si tratta dunque di un partito ben più numeroso e potente di ciascuno della trentina che con diverse etichette sovraffollano il Congresso federale di Brasilia, dove peraltro i militari non sono per niente assenti. Il partito militare non solo possiede, come sappiamo, il monopolio della forza armata, che non ha esitato a usare oltre ogni limite per installare una dittatura più che ventennale dal 64 all'85 del secolo scorso, e la più prolungata della storia dell'America Latina, che purtroppo ne ha conosciute più di una. È il partito che attualmente esprime, oltre al capo dello Stato, il suo vice, numerosi ministri di governo e 6.000 funzionari pubblici di grado superiore e intermedio. Stiamo parlando di un network di competenze, specializzazioni e vincoli sociali diffusi che periodicamente rivendica a se stesso in quanto prototipo politico-culturale capace di interpretare i veri interessi della nazione. Salvo eccezioni, i militari di alta e media gerarchia non cessano di sentirsene parte anche dopo essere passati in ritiro. Al pari dei sacerdoti, una volta militare, semper miles, sempre militare, per tutta la vita. È necessario identificarlo esattamente, tanto per ciò che è stato storicamente, così come per quello che è oggi, senza totem né tabù, perché è la cruna del lago attraverso cui dovrà passare non tanto Lula, di cui tutti celebriamo il ritorno al massimo protagonismo politico, bensì l'attiva ridemocratizzazione e la ripresa dello sviluppo complessivo di cui il Brasile ha vitale e urgente necessità. Decenni addietro, in piena dittatura, il generale Meira Matos, allora direttore della Scuola Superiore di Guerra all'Accademia di Agulhas Negras, intimo del presidente Castelo Branco, mi spiegò che
dietro l'indisciplina sociale, la corruzione dei politici e degli uomini d'affari, c'erano sempre i comunisti. Precisando poi che comunismo è tutto quanto contrasta con gli interessi della nazione. Un inquietante esercizio di tautologia. La guerra fredda è finita ormai da un pezzo e il lessico politico ideologico militare ne ha preso atto. L'ex capitano Jair Messias Bolsonaro esprime oggi concetti tuttavia non sostanzialmente diversi. Invece che al comunismo li addebita più in generale alla schierda, alla sinistra. E non gli importa nulla che così abbia cambiato il soggetto e la sua connotazione politico-ideologica, che sta parlando di un'altra cosa, in un altro contesto storico. E mentre Meira Matos aveva vicino il generale Golbery, massimo teorico del golpismo permanente, ad affiancare Bolsonaro, vediamo oggi un negazionista estremo del Covid ed ogni possibile altro gesto di conciliazione politica, come il generale Walter Braga Neto, oppure, alternativamente, il generale Luis Eduardo Ramos, un ultrafederissimo che tuttavia dichiara di essersi vaccinato di nascosto del capo dello Stato perché, ha detto, è inutile irritarlo. Ancora un altro generale, Eduardo Pasuello, a lungo ministro della Sanità e per la polizia sospetto responsabile della tragedia provocata dalla mancanza di ossigeno negli ospedali di Manaus, tenta di scoraggiare i senatori che a Brasile l'interrogano sulle negligenze di Bolsonaro con acrobazie verbali elusive tipo «In nessun momento il presidente mi ha ordinato di fare qualcosa che non stessi già facendo». Le cronache riferiscono che qualche congressista si è messo persino a ridere e si può capire perché nel loro surrealismo le parole del generale Pasuello sembrano un calambur. Invece la faccenda è molto seria. I comportamenti dei comandanti in capo delle tre armi e dei loro stati maggiori di fronte alla pandemia del coronavirus e agli spropositi di Bolsonaro indicano che nel partito militare il professionalismo è oggi vivissimo, attivo, forse prevalente, senza tuttavia riuscire a chiarire se sia sufficiente a garantire fino in fondo il rispetto dell'ordine costituzionale. Non mancano infatti espressioni mutevoli, attendiste, quando non di aperto opportunismo. Nell'esercito, il più grande del continente dopo quello degli Stati Uniti, il generale Edson Leal Pujol, considerato generalmente un ufficiale intelligente e leale, pur non condividendone l'atteggiamento, ha tuttavia evitato fino all'ultimo il contrasto aperto con il capo dello Stato. Adesso circoli ufficiali e caserme stanno commentando il suo rammarico per i morti di Covid che hanno superato ampiamente i 500 sofferti dal corpo di spedizione brasiliano sul fronte italiano nella fase conclusiva della Seconda Guerra Mondiale. E in proporzione non è andata meglio né alla Marina né alla Forza Aerea. I malumori sono infatti diffusi. Corruzione e sicurezza sono da tempo i due temi preferiti nella retorica conservatrice e reazionaria, non solo in Brasile, che li ha fatti propri per contrapporli a quello delle disuguaglianze portati avanti dai progressisti. Da lungo tempo i militari brasiliani ne hanno fatto la loro bandiera per assaltare la legalità costituzionale, giustificare i colpi di Stato e di palazzo. Ne hanno mai mostrato pentimento, almeno fino a oggi, Simona Bottoni lo ricordava. Al momento dell'impeachment di Dilma Rousseff 5 anni fa, nessuno ha potuto accusare la presidentessa di arricchimento personale. I militari però hanno lasciato fare ai mestatori del Congresso in quel caso, non facendogli comunque mancare la loro approvazione, che tra i bolsonaristi viene ripetuta ancora oggi, anzi alcuni di essi manifestano apertamente perfino nostalgia della dittatura. Per sostenerla, ricordano per esempio che il generale Castelobranco andò in pensione nell'appartamento che aveva abitato da sempre nel quartiere residenziale di Ipanema, a Rio. Io l'ho anche visitato, in effetti era un appartamento di ricco borghese, ma niente di più. E in garage aveva una vecchia auto di media cilindrata. Il loro concetto di onestà, infatti, è del tutto moralistico, individuale e non di principio. La pratica della tortura, per esempio, non li turba per niente.
credono davvero che la correttezza personale del vecchio dittatore, un caso peraltro non unico ma neppure così frequente, cancelli o riscatti le migliaia e migliaia di milioni di dollari di superprofitti lucrati nelle opere pubbliche e negli scandali finanziari del suo governo. L'enormità del debito pubblico ereditato dalla Restaurazione democratica, i trucchi costituzionali, proprio trucchi, che hanno favorito l'abnorme proliferazione dei partiti e di conseguenza l'impotenza legislativa dei governi democratici e il continuare quindi della corruzione, che effettivamente, Donato lo ha ricordato, hanno continuato. È soltanto ridiscendendo lungo il cordone ombelicale che viene dalle guarnigioni possiamo trovare i nuovi, più adeguati, più aggiornati giudizi netti sulle responsabilità dell'attuale collasso. Nelle mense degli ufficiali, mi raccontavano ancora stamane da Brasilia al telefono, c'è chi dice senza mezza parole di essere ascoltato, senza timore cioè di essere ascoltato, Bolsonaro è un paranoico. Sull'intraprendente disinvoltura dei figli verso il codice penale, quindi indagati dalla Polizia Federale per gravi reati, i commenti sono ancora più severi ed espliciti. Nelle conversazioni pare che girino termini come biscio, animale, perverso, ladrão, scivolano come niente da un tavolo all'altro e riceve condanne senza appello il recentissimo scandalo del contrabbando di legname di pregio dall'Amazzonia agli Stati Uniti, che l'hanno condannato pubblicamente, e all'Europa. Ad esservi implicato personalmente lo stesso ministro dell'Ambiente e delle Risorse Naturali, Ricardo Salles, un civile amico personale di Bolsonaro, che ha giurisdizione anche e soprattutto sull'Amazzonia. La volpe nel pollaio, diremmo. Ma nella zona saccheggiata, ricchissima di preziosi minerali e pertanto considerata strategica ufficialmente, sono presenti anche molti militari, ma nessuno di loro è venuta una denuncia. I sentimenti dunque che suscita tra i militari la foresta più grande del pianeta, massimo e polmone della biodiversità, è un termometro decisivo per comprenderne il pensiero dominante. Tutti concordano, tutti i militari, su due punti essenziali. Uno, l'Amazzonia è il futuro del Brasile. Due, l'Amazzonia è dei brasiliani, ciò che è incontestabile. Io aggiungo che il primo a esprimermi molto tempo fa queste affermazioni è stato Antonio Delfineto, il ministro dell'economia più intelligente e cinico della dittatura militare. Ora ultra novantenne, ma sempre lucidissimo. Adesso Bolsonaro non fa che ripetere e quantificare l'idea dell'anziano ministro. Dice cioè, se il Brasile deve mantenere l'immensa foresta per la salute del mondo, che il mondo paghi al Brasile le royalty che per esempio paga per il petrolio. Non saranno quindi, dobbiamo essere molto coscienti di questo, le preghiere delle Nazioni Unite né la pietà per gli indios superstiti e tantomeno gli eroici missionari cattolici, ricordo quelli della consolata che ho incontrato spesso in Amazzonia in condizioni inenarrabili, e che non piacciono più di niente, anzi non piacciono affatto alla maggioranza dei militari, non saranno questi a portare le idee dei militari a una qualche sintonia con le speranze della maggioranza dei brasiliani e in sintonia con le preoccupazioni del mondo, le nostre per esempio. Ecco, questa credo che sia una delle preoccupazioni più urgenti che attendono Lula. Speriamo di poterlo chiamare prossimamente, l'anno prossimo, il presidente Lula. Grazie. Grazie a te Livio, grazie a Livio Zanotti per questo contributo di grande interesse che ci ha voluto offrire. Per l'ultimo intervento del panel, poi vediamo se abbiamo qualche minuto per qualche breve replica di qualcuno dei panelisti, presento Giancarlo Summa. Giancarlo Summa è un funzionario internazionale, ricercatore e professore visitante presso la London School of Economics, è stato giornalista, ha scritto per l'Unità, la Stampa, dal Brasile, dove è vissuto tanti anni. E devo anche dire che insieme Giancarlo ed io, tanti anni fa, in una nostra precedente vita, abbiamo anche scritto un libro proprio sull'America Latina e le sinistre latinoamericane.
Giancarlo parlerà ovviamente di quello che vuole, di tante cose, ma in particolare credo che vorrà approfondire alcuni temi relativi alla comunicazione del presidente Bolsonaro, del suo governo, per capire come possa aver vinto nel 2018 e soprattutto come continui a mantenere, malgrado tutto, uno zoccolo duro di consenso. E vorrei anche dirgli che è arrivata una domanda che mi ha passato il direttore del CESPI, una domanda di un giornalista, un tuo collega Giancarlo, che chiede come potrebbero influire le elezioni sulle elezioni del Brasile del prossimo anno gli avvenimenti politici e sociali accaduti negli ultimi due anni in Cile, Ecuador, Perù e Colombia. Se vuoi anche su questo magari aggiungere una tua riflessione. La parola a Giancarlo Summa. Buon pomeriggio a tutte e tutti, è un piacere partecipare qui di questo seminario, è un piacere per varie ragioni. Proviamo a parlare di un argomento assolutamente centrale, un paese che è anche il mio paese, perché io sono tanto in Brasile, figlio nato in Brasile, sono naturalizzato brasiliano, quindi dal prossimo anno avrò l'opportunità e il piacere di poter votare per Lula. Dopo aver lavorato per la campagna elettorale di Lula, vittorioso nel 2006, Cesar Alvarez ha viaggiato da tutte le parti in tutto il paese, Cesar era responsabile dell'agenda di campagna, io ero uno dei fattori della comunicazione della campagna di Lula, quindi mi sento in casa perché fra giornalisti, però amici e compagni, in passato tante iniziative. E una delle cose positive, quindi di poter parlare che gli amici e compagni che mi hanno preceduto hanno detto quasi tutto quello che c'era da dire, io posso fare alcune annotazioni che mi sembrano importanti per cui approfondire. Innanzitutto, qui appunto pare, diceva Fassino nel suo intervento sull'interesse dell'Unione Europea per, diciamo, per immaginare il prossimo anno una fuoriuscita del Brasile, diciamo, da questa fase autoritaria. Fassino è veramente una anomalia autoritaria. Più Donato nella prima introduzione si è riferito a quando, senza nominarlo, però diciamo, Salvini, che ha fatto apertamente campagna per Bolsonaro durante l'elezione del 2018, non ha esitato a manifestare la sua soddisfazione per l'elezione, come ha detto senza giustamente. E le cose vanno insieme, perché io non parlerei purtroppo di anomalia quello che è successo in Brasile con questo virus. Negli ultimi anni c'è stato in tutto il mondo un aumento e una, diciamo, una crescita impetuosa, molto autoritaria. Sono arrivati al governo per via elettorale, quindi stanno meglio democratici, leader autoritari di estrema destra, in paesi vari, diversi, importanti, negli Stati Uniti, sì, ma anche in India, il governo Modi, in Turchia, Erdogan, nelle Filippine, Duterte, in Ungheria, e per non parlare Orbán, per non parlare poi, diciamo, della crescita impetuosa della destra estrema in Europa, i sondaggi ci dicono che in Italia, purtroppo, Fratelli d'Italia e la Lega, che sono destra estrema, non dissimili da quelli di Bolsonaro, sono insieme e rappresentano la maggioranza degli elettori. E questo è vero in Francia, i sondaggi danno Marine Le Pen sicuramente nelle presidenziali del prossimo anno, sicuramente al secondo turno. E Vox, alla grande, purtroppo, nelle elezioni spagnole recenti, no? Madrid, eccetera.
Quindi parliamo di una fase autoritaria che non è iniziata in Brasile e non è finita in Brasile. Possiamo immaginare e sperare che il Brasile possa il prossimo anno rappresentare, come sta successo per le elezioni negli Stati Uniti, con le elezioni di Biden, che possa rappresentare magari un punto di inversione, per cui avere delle buone iniziative, avere delle buone notizie, come in questi giorni abbiamo avuto dalla Latina, risultati molto buoni, le elezioni della Costituente in Cile, la mobilitazione popolare in Colombia, la possibilità che speriamo che, che il venga barrata in Perù. Quindi qualcuno che mi ha detto, di quelli che mi hanno preceduto, ha ricordato che in Argentina, dopo Cornia Macri, è stato eletto questo, no? Quindi magari succederà qualcosa in quel positivo. E i sondaggi infatti dicono che in questo momento, se oggi, Lula sarebbe ampiamente favorito. I sondaggi sono sempre la fotografia del momento, è un elemento di valutazione, ma non ci dicono quello che succederà fra oltre un anno. Ma poi, tra l'altro, in Brasile, come Roberto Vecchi, citando le risposte, anno in Brasile è un'epoca geologica, possono succedere davvero molte cose. Però quello che è il mio punto è che Bolsonaro è il sintomo di qualcosa di cattivo, di profondo, e non la causa. Bolsonaro è un personaggio mediocre, un certo fascista, più profondo, ma è un personaggio mediocre, nessuna qualità, né politica, umana, con Bolsonaro, il presidente, spesso succede, non è perché, certo, Moro ha messo la non da giudiziaria, certo, i mass media, certo, i porti, i poteri finanziari che adesso dicono che sta facendo il paese, però hanno favorito la cospirazione che ha tirato ad una elezione. Questo è vero. Questo è successo. Però è successo qualcosa, qualcosa si è spezzato in Brasile, si è spezzato tra il 2013 e il 2016. E quando le grandi manifestazioni del 2013, quindi all'inizio del mandato, del primo mandato della Presidente, le grandi manifestazioni che sono state di diverso tipo, molto giovani, non erano necessariamente manifestazioni in verde. Però poi sono state sì demonizzate e utilizzate dalla destra. E Dilma, che si rilegge una campagna faticosa, complicata nel 2014, promettendo una politica espansiva del contesto economico, cioè fare tutte le cose che andavano fatte, e poi immediatamente appena detta, cosa? Un aggiustamento strutturale, tagli brutali agli investimenti, alla spesa pubblica, aumento del tasso di interesse, tutto ricettato liberale, provocando, perché era pensato una recessione brutale in Brasile, la disoccupazione moltiplica, le condizioni di vita della gente peggiorare, e fa un errore assolutamente drammatico, perché spezza un vincolo con la propria base del orale sociale del PT, il Partito del Lavoro. E quindi quando poi arriva il golpe non coi carri armati, lì che appunto il partito militare è sempre influente, però non ha bisogno di portare i carri armati in piazza per suonare le cose, anche se la minaccia è. Però quando c'è la cospirazione parlamentare, porta alla cacciata di Dilma nel 2016. Io ero al Palazzo del Planalto, Palazzo Presidenziale, insieme a Marco Aurelio Garcia, non ricordava prima, quella sera, l'ultima sera in cui il Planalto era praticamente in lacrime, poi siamo andati a bere. Però il golpe c'è stato, perché nessuno, cioè la base sociale del PT, i nostri elettori, non hanno difeso qui. Quindi qualcosa era successo prima. E questo problema è la mancanza di
di discussione su come siamo arrivati, cioè perché Bolsonaro è stato vinto. Questo non sono senza cosa ne penso, però una delle cose che mi hanno molto rattristato, cioè la mancanza di dibattito interno. Ora siamo già in pre-campagna elettorale, non è adesso che in Brasile si tratta davvero di questo, non si fa in campagna elettorale, però il fatto di non averlo discusso è un problema, perché non so se tutti, io ho le mie idee, le cause di quello che hanno portato, siamo, però non sono sicuro che siamo tutti d'accordo. Probabilmente no. Quindi l'idea che, diciamo, Dilma sia caduta e poi Bolsonaro sia stato eletto solo perché c'è stata una cospirazione della destra, degli eredi di Marigno, i poteri forti, gli americani, certo, tutto vero, però non sarebbe stato probabilmente sufficiente se vari errori non fossero fatti. Come sempre, insomma, poi questa è una autopsia morte che si fa, però diciamo, di capire gli errori per evitare che in futuro, se come speriamo Lula si rielegga, torni alla presidenza il prossimo anno, per evitare gli stessi errori, cioè quali saranno i nostri rapporti, no, diciamo, quali saranno i rapporti di un eventuale di governo Lula con il partito militare, quali saranno i rapporti con il capitale finanziario, quali saranno i rapporti con i movimenti sociali, cosa faranno o non faranno rispetto alla ai mezzi di comunicazione. Insomma, tutte le cose che sono state lasciate per aria, non so, i nodi che non sono stati affrontati, perché non erano mai un momento di affrontare, che poi ci hanno portato nell'ambito di questo, diciamo, ondata autoritaria e fascista, che purtroppo sta, diciamo, cercando su varie parti del mondo, che forse magari è spento, vedremo, però ci hanno portato a questo. Ora, fatemi dire qualcosa sulla comunicazione, tanto che anche sulla narrativa che Bolsonaro ha costruito e che rende, per quanto sia incredibile, cioè rende Bolsonaro ancora abbastanza popolare, comunque contare un 15-20%. Sostengono, diciamo, ha uno zoccolo duro. E ieri c'è stata una manifestazione a Brasilia, mussoliniana, una manifestazione mussoliniana, la sua estetica, era Bolsonaro in motocicletta, aprendo un corteo di migliaia di motociclisti, per dimostrare come fanno sempre loro manifestazioni di virilità forte, prezzo del pericolo, evidentemente contro l'uso di maschere, eccetera, e il generale Pazuello, di cui ricordavo, diciamo, le gesta, è generale ancora nel servizio attivo e anche partecipato alla manifestazione, cosa che è illegale. Oggi c'è stata una discussione quando l'esercito mandarlo nella riserva, forse no, mediano, insomma. Diciamo, comunque una situazione davvero molto grave. Comunque il Bolsonaro. Questo signore è veramente un troglodita che fa la pubblica delle armi, battuto, sessuale, misogino, razzista, un personaggio orribile, però come era orribile Trump, non è, voglio dire, se ci occupiamo di queste cose, non migliore o non peggiore delle cose che abbia detto o fatto Modi in India. Purtroppo, diciamo, questo tipo di demagogia autoritaria esiste. Ora, quindi è una presa questa forma di fare politica, questa comunicazione funzionale, perché si appella ai sentimenti classici della piccola classe media, come è stato nel fascismo italiano, appunto lo diceva Livio, la corruzione, sicurezza, l'ordine, la famiglia, rimettiamo tutto al posto loro, le donne che stiano a casa al posto loro in posizione sottomessa, non vogliamo che i neri escano dalle loro favelas, omosessuali, perché no, assolutamente, diciamo, tutta l'agenda conservatrice, reazionaria, e questo ahimè è una cosa che sta succedendo un po' in tutto il mondo. Donato aveva citato Olavo de Carvalho, questo pensatore, pseudofilosofo, diciamo, iperreazionario, però diciamo tutti questi erano amici di Stipendio che li ha anche ben aiutati a strutturare la comunicazione. E questo qui termino. Bolsonaro, questo meriterebbe una discussione in sé, anche il mio oggetto di studio, diciamo, scientifico,
livello, ma Bolsonaro, diciamo, ha usato magistralmente le reti sociali. Lo fa, diciamo, in modo molto sofisticato e comunque a tutt'oggi molto meglio di quanto facciano i nostri, diciamo, il nostro campo, l'entrata e l'UVA. Ho visto poco prima di iniziare qui questa discussione, sono andato a vedere i numeri attualizzati, quindi a 20 minuti, un'ora fa. Bolsonaro ha circa 11 milioni di seguitori su Facebook e qua 6.7 milioni di seguitori su Twitter. Lula almeno della metà, cioè 4 milioni e qualcosa su Facebook e 2 milioni e mezzo su Twitter. Per non dire poi, diciamo, della produzione costante materiale, è una produzione centralizzata con parole di ordine che poi sono spesso anche quelle che usa Salvini, che usa l'estrema destra americana, che si usa in varie parti del mondo, seguito un po', diciamo, che sono le stesse immagini, le stesse parole ordine, un po' complicatizzata, e quindi il messaggio che poi vengono a decine di milioni di seguitori su WhatsApp, che è una rete sociale che noi non possiamo controllare perché, insomma, è privata, quindi, però dove sono. Sappiamo, diciamo, del traffico, traffico nel senso quantità che circola, e lì devo dire che loro sono estremamente il campo di Bolsonaro, non è lui, cioè è chi lavora con lui che ha messo il gatto di questo meccanismo in mano, però lo fanno in modo estremamente sofisticato. Sono meccanismi che ricordano molto, diciamo, tecnicamente la disinformazione russa, cioè tutto l'apparato che la Russia ha messo in piedi, diciamo che queste grandi campagne di disinformazione e anche di guerra ibrida, insomma, non si tratta solo di parlare male, ma di generare confusione, generare uno stato di ansia, eccetera, in cui poi là, l'uomo forte americano possa prevalere, possa mostrare la sua virilità con cui e, diciamo, è un sistema estremamente sofisticato e sarà il terreno su cui si impropieranno le elezioni, perché la questione, tutto l'altro dicevi, la Globo, certo la Globo ha ancora un grandissimo peso a Brasile, però Bolsonaro ha vinto l'elezione nel 2018 avendo praticamente zero tempo di televisione, di propaganda elettorale, ed è sempre trattato un po', diciamo, in modo folkloristico fino a praticamente vigilia del... Oggi i giornali, la Globo e anche i grandi gruppi che sono 5-6 mila, che sono, diciamo, contro i signori del potere che all'inizio, diciamo, erano disposti a chiudere entrambi gli occhi rispetto alle barbarità che Bolsonaro rappresentava, però adesso, come dire, Bolsonaro rappresenta un pericolo per l'economia, un pericolo per il futuro. Quindi, diciamo, è stato praticamente abbandonato diciamo, dalle elite. Anche la Globo è iniziato da tempo a... Scusa Giancarlo, ma davvero. Quindi le elezioni, c'è stato quindi un cambiamento, diciamo, della narrativa, del discorso. E in termini di comunicazione, però, lui rimane forte perché parla alla sua base, che continua a mobilizzare, diciamo, mobilitata, e continua, diciamo, impermeabile ad altre comunicazioni che vengono dal mistero. Quindi, ben venga, a mio vedere, anche Luca, che appunto va a parlare con Fernando Enrique Cardoso, perché è questo grande fonte democratico, perché, diciamo, cui obiettivo unico è, diciamo, liberare il Brasile dal Bolsonaro, però in una situazione estremamente complicata. E, vabbè, il Brasile passo ha parlato, e, però, diciamo, quello che ci ha mostrato Bolsonaro in questi anni, anche la comunicazione, è un Brasile che non volevamo vedere, o forse ignoravamo, cioè questo fascismo profondo che è uscito dalle viscere del paese, che noi non volevamo vedere. Noi ci eravamo illusi che le cose buone fatte nel governo
Lula e parzialmente del primo governo Dilma fosse stato davvero a far cambiare nel profondo il paese, però poi anche svegliato davvero dalle visce, diciamo, i demoni che non erano mai stati, diciamo, messi in discussione, perché non stato nessuno aiutato, passato dalla dittatura. Quindi speriamo che le cose vadano bene il prossimo anno, che si faccia tutto, però ripartire, ricostruire il paese in un modo estremamente difficile. Cioè non sarà il ritorno alla, diciamo, è stato Bolsonaro una parentesi, si torna dove avevamo lasciato. No, sarà una ricostruzione lunga, difficile, dolorosa, su cui dovremo discutere e discutere. Moltissime grazie, scusami Donato se mi sono speso. Grazie a te Giancarlo per questi elementi che ci hai fornito. Tra l'altro queste viscere profonde del Brasile a cui tu ti riferivi, su questo naturalmente c'è un'ampia documentazione, una biblioteca vasta, ma voglio ricordare, proprio stando noi in Italia, un'analisi, un libro molto interessante proprio su questi aspetti di Valeria Ribeiro Corossax, che analizza proprio questi aspetti con molta acutezza. Siamo quasi a 2 ore, non è possibile fare un secondo, seppur veloce, giro di interventi, però penso che abbiamo messo tutti insieme tanta carne al fuoco e tanti aspetti su cui è possibile continuare a riflettere. Spero che abbiano arricchito coloro che ci hanno seguito, che hanno assistito a questo webinar, che ringrazio tutti quanti. Però voglio dire, prima di chiudere, e ringraziando il CESPI, il suo direttore, il presidente onorario Daniele Frigeri, il direttore, per averci dato questa opportunità, e ringraziando a nome del CESPI tutti coloro che sono intervenuti, come mi ha chiesto di fare appunto Daniele, però mi sembra giusto un gesto, come dire, di gentilezza, un gesto importante, che per il panelista brasiliano, ce ne sono due perché cittadino brasiliano anche Giancarlo, ma diciamo il brasiliano di più vecchia data, diciamo così, se Cesar Alvarez volesse fare un brevissimo, ma diciamo, commento a questa discussione, gli darei volentieri, seppure per 2 o 3 minuti, la parola. Non so se Cesar. Pronto? Cesar, accende il microfono. Non so se è collegato. Ecco. No, sì, sì, sì. Sì, no, è collegato. Sì, sì, questo è il 90% degli errori sul Zoom, parte di questo, e finisce in questo. Io non ha possibilità, neanche conoscenza, diciamo, per fare sintesi, no? Perché la realtà è così diversa, così diversi attori in scena, che devo scegliere qualcosa. Una molto importante. Qual è l'estato sui suoi strumenti, le sue capacità di legge, di orsamento, di avere inserzione sullo sviluppo dell'economia, della società, dell'inclusione? È un Stato, diciamo, con i suoi principali elementi distrutto. La banca statale, capace di mettere un potere di ordinamento sociale, è fuori. La grande banca dell'industria è fuori. L'area di scienze e tecnologia è distrutta. Sarà un paese moltissimo difficile all'interno di un mondo, se c'era una post-pandemia, a riprendersi, diciamo, e questo è durissimo. Un altro brevissimo commento: come ha detto Livio, il partito dei militari dove andranno? C'è una tensione, è vero, ma se no, sono all'interno del governo e si sono giustificato. Siamo in un governo eletto democraticamente, ritorniamo, siamo quello che sappiamo cosa ha bisogno del paese, ma sono neoliberale puro. Non sono già una visione storica, e con una classe dirigente, quello che oggi sono il generale, ancora che viene dalla guerra fredda, la nuova della guerra ibrida, ossia ancora manca, e l'alta cupola dello Stato militare, delle forze armate, non c'ha la capacità di dialogo anche con la sua capacità mediana, ha paura che lo fa Bolsonaro direttamente. Questo solo per dire le difficoltà di avere una fotografia da dove e come e a dove andranno
qualche grande attore, il Congresso, non la CPI, ma il Congresso vota ogni giorno quello che vuole Guedes e Bolsonaro e la destra economica. No? Ha fatto un rinnovo del licenziamento ambientale, quasi dice che non esiste più, è autodeclarazione se può a tutto. Questo sarà un tremendo colpo nelle diverse bioma brasiliane, nell'Amazzonia in particolare. Questo è scandaloso. E così via. Per chiudere, il tema di fondo, che domanderà più tre o quattro convegni come questo, dov'è la gente? Dov'è la capacità di mobilizzazione? Cosa succede? E così possiamo dire l'istituzionalizzazione dei partiti, no? La mancanza storica di un tessuto democratico, ma anche la Covid, sì, sicuramente, ma non è sufficiente, non esplica tutto. E di questo possiamo anche discutere. E chi è la classe dirigente brasiliana oggi? Donato ha letto un documento antico di qualche tre o quattro mesi. Buono, ma una forte spinta della classe dirigente finanziaria. Dove è la classe dirigente produttiva? È sotto le grandi catene delle grandi imprese internazionali e anche senza una leadership clara per dire questo è il paese che vogliamo. È un paese dipendente totale, politico e ideologicamente, del grande centro. Come si muoverà adesso con non più Trump, ma Biden, ma tampoco dove va, no? Pechino, e l'Europa all'interno di quello atlantico o non atlantico e la nuova Eurasia, diciamo così. Sono tutte questioni assolutamente in aperto. Mi chiedo scusa per non poter andare un pochino in avanti, ma giusto per chiudere totale, l'azione politica di Lula c'è una predominanza di vaccino, difesa, ausilio emergenziale, affrontare la Covid. All'interno di questo, sì, naturalmente viene, ma tratta di mettere in un secondo piano il tema elettorale presidenziale. Dobbiamo prima battere, sconvergere la pandemia, che non sarà facile, e così poter andare avanti. Grazie. Molte grazie Cesar Alvarez, hai risposto anche ad alcuni temi che alcuni dei nostri panelisti avevano posto, in particolare ad alcuni di quelli posti proprio da Giancarlo Summa, e come tu dicevi il dibattito è solo all'inizio, quindi su molte di queste cose dovremmo approfondire, sicuramente lo potremo fare con voi e con tanti altri interlocutori prossimamente, grazie alla disponibilità del CESPI come Centro Studi di Politica Internazionale. Io ringrazio ancora tutti i partecipanti a questo incontro, coloro che hanno voluto assistere, e alla prossima. Alla prossima. Grazie, saluti a tutti. Grazie.